Traffico illecito di rifiuti, abusivismo edilizio, racket di animali, in una parola ecomafie. Un business, quello fotografato dal rapporto Ecomafia 2015 di Legambiente, che non conosce crisi, con un fatturato nel 2014 che cresce di 7 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, raggiungendo la cifra di 22 miliardi. Sono dei dati in crescita purtroppo, ci attestiamo sui 30.000 reati annui, quasi 80 al giorno, 4 all'ora, moltissimi gli arresti, insomma un paese che continua a essere in preda alle ecomafie, ma sul fronte delle buone notizie c'è un'azione repressiva da parte delle forze dell'ordine davvero di tutto rispetto. Questo ci aiuta a guardare con molta speranza al futuro e la nuova legislazione sugli ecoreati da questo punto di vista ci conforta ulteriormente. Il 2015 è infatti anche l'anno della legge sui reati ambientali, approvata definitivamente dal Senato il 19 maggio scorso, dopo un lungo iter durato più di 20 anni. La Repubblica italiana, così riconosciuto come reati penali, il disastro e l'inquinamento ambientale, il traffico e abbandono di rifiuti radioattivi, l'impedimento del controllo, l'omessa bonifica. La speranza è che così, per dirla con il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, nessun grande inquinatore possa sentirsi più al sicuro.